Allora, oggi diamo la definizione di derivata. Prendiamo una funzione f definita in e a valore in f e sostituzione di f. Prendiamo un punto x con 0 che sia appartenente ad e, che sia anche di accumulazione. Allora, la derivata di f in punto x con 0 è definita come, se esiste, il limite finito per x che tende a x con 0 nel rapporto incrementale. Quindi sottolineo che questo limite deve essere finito. Quindi se quel limite, per esempio, facesse più infinito, non diremmo che la funzione è derivabile. No? Ok. Allora, questa è la definizione, quindi la derivata sostanzialmente è un limite di una certa quantità, di un certo rapporto, che viene chiamato rapporto incrementale. Prima di sviluppare, diciamo, tutta una serie di considerazioni, andiamo a vedere un pochino, di fare qualche considerazione che riguarda quello che è il significato geometrico della derivata, cioè innanzitutto che cosa è questo rapporto incrementale. Cominciamo, partiamo da lì. Allora, supponiamo di avere una funzione più o meno con questo grafico. E andiamo a fissare un punto x con 0 che sta nel dominio. O per esempio, se x con 0 è un punto interno al dominio, allora sicuramente è anche un punto di accumulazione. Tuttavia è meglio dare la definizione in questo modo, perché poi comprenderà anche casi, per esempio, se siamo su un intervallo, la derivata su un estremo è coperta da questa definizione, mentre se prendiamo un punto interno ad E, e poi la derivata sugli estremi la dobbiamo andare a definire, diciamo, no, la definizione è sostanzialmente la stessa, però dobbiamo andare a definire al momento. Ok, allora fissiamo il punto x con 0 nel dominio e prendiamo un altro punto x. La differenza x meno x con 0 si chiama incremento della x, della variabile indipendente. Corrispondentemente all'incremento della x ci sarà un incremento del valore della funzione, un incremento o un decremento, insomma una variazione del valore della funzione, che sarà data da f di x meno f di x con 0. Quello che si chiama rapporto incrementale è proprio il rapporto di queste due quantità, cioè delta y su delta x uguale f di x meno f di x con 0 fra x meno x con 0. Ora, cosa rappresenta questo rapporto incrementale? Beh, prendete quella che si chiama retta secante. Spostiamo un po' di scuse. Che non è facile fare il disegno perché. Cioè, l'unica retta che passa per questi due punti del piano. Il punto è x con 0, f di x con 0, e l'altro punto è x, f di x. Ok? Qual è, diciamo, l'equazione di questa retta?
Allora, l'equazione di questa retta è la seguente: è y, diciamo, y di x, come funzione della x, così scriviamo y e basta, uguale f di x con 0 più f di x per f meno f di x con 0, cioè il rapporto incrementale tra f di x meno x con 0 fratto, scusate, qua devo usare, chiamiamo x con 1, f di x con 1, perché se no, che moltiplica x meno x con 0. Stavolta questo punto l'ho fissato, quindi gli devo dare un nome, no? Che sia, allora, questa è l'equazione di una retta, ve la potete ricavare imponendo, diciamo, il passaggio per i due punti, oppure la potete, io l'ho scritta direttamente, possiamo verificare che sia la retta che passa per quei due punti. Nel punto x con 0, questo pezzo viene 0, quindi la retta passa per, l'ordinata della retta è f di x con 0, quindi passa per questo punto qua. Nel punto x con 1 meno x con 0 si semplifica, e quindi a questo punto a meno f di x con 0 più f di x con 0 semplifica, allora l'ordinata della retta vale f di x con 1, f di x con 1, quindi nel punto x con 1, diciamo, la retta passa anche per il punto x con 1 e f di x con 1. Va bene? Ok. Siccome abbiamo fissato questo punto, mettiamo anche qui il nome. Quindi, se io faccio il rapporto incrementale tra un punto x con 1 e un punto x con 0, questo rapporto incrementale cosa mi rappresenta? Cos'è questo? È il coefficiente angolare della retta che appena, di cui ho appena scritto l'equazione. Cioè il coefficiente angolare della retta secante. Cioè di quella retta secante, attenzione, qui le parole vengono usate a volte con un minimo di ambiguità. Nel senso, secante al grafico in quei due punti, normalmente si trova scritto così sui libri, effettivamente per quei due punti ci passa, però leggendo questa locuzione può sembrare che, come in questo caso, effettivamente la retta passi solo per quei due punti del grafico. Non è detto. Se io avessi una funzione, per esempio, che fa così, la secante tra questi due punti del grafico può intersecare il grafico anche in altri punti, è chiaro? Però per quei due punti ci passa. Oh, quindi questa è la situazione quando x con 0 e x con 1 sono fissati. Poi per calcolare invece la derivata, io cosa faccio? Prendo questo rapporto incrementale, faccio muovere uno di questi due punti, precisamente x con 1, e lo faccio tendere a x con 0 e cerco di vedere se esiste il limite. Ok? Allora, nel disegno in questione si tratta, io vabbè, per comodità di anche disegno sto facendo tutto il ragionamento a destra di x con 0, però x con 1 potrebbe benissimo stare anche a sinistra di x con 0, cambia nulla. Se quindi prendo x con 0 e cambio x con 1, per esempio prendiamo un altro punto x con 2 e continuo così, che cosa succede? Beh, almeno il grafico ci fa intuire che queste rette secanti si vanno mano a mano, mentre questo limite è una forma indeterminata, o almeno, vedremo, può essere una forma indeterminata, è sicuramente una forma indeterminata quando la f è continua. Perché sopra tende a 0, sotto sicuramente tende a 0, ma oltretutto sembra, almeno nel caso della figura, che queste rette secanti, quando x tende verso x con 0, diciamo x si avvicina a x con 0, la differenza tende a 0, ma queste rette secanti sembrano
diciamo, avvicinarsi a una retta, diciamo, assumere la direzione di una retta fissa, di una certa retta. In effetti, quando appunto esiste quel limite, diremo che esiste la retta tangente al grafico nel punto, e quindi, come il rapporto incrementale in un punto fissato è il coefficiente angolare della retta secante, vedete qua è del tipo mx più n, questa è m, mx, poi n chi è questo meno questo per meno x con 0, il resto sono costanti, no? Così come il rapporto incrementale e il coefficiente angolare della retta secante, allo stesso modo interpreteremo la derivata come il coefficiente angolare di quella che chiameremo retta tangente. Però sarà più che altro un discorso di definizione, non daremo una definizione geometrica della retta tangente, o almeno lo possiamo anche dare, ma insomma non è questo il nostro scopo. Quello che vogliamo far vedere è soltanto che, così come quello è il coefficiente angolare della retta che passa per quei due punti del grafico, che chiamiamo retta secante al grafico in quei due punti, così l'esistenza di questo limite dice che quelle rette in qualche modo si avvicinano, oppure quei coefficienti angolari in qualche modo si avvicinano a un valore fisso, che sarà il coefficiente angolare di una retta che andremo a chiamare retta tangente al grafico. Quindi questo è un po' un discorso introduttivo di natura abbastanza intuitiva. Andiamo a vedere invece, facciamo subito delle considerazioni un po' più serie, un po' più algebriche. Allora, cominciamo a vedere quali sono delle condizioni necessarie una condizione necessaria per la derivabilità. L'ho scritto in maiuscoletto proprio per sottolineare questa cosa, perché come su questa cosa vi impicciate sempre. Allora, io dico proposizione A. Prima di fare questa proposizione, come si il limite del rapporto incrementale, cioè la derivata, come si indica da un punto di vista, come simbolo? Un simbolo già ce l'ho messo, f' nel punto x con 0. Guardate, x è mobile, x con 0 è fisso, la derivata la sto calcolando in x con 0. Un altro simbolo è questo qua, df in x con 0. Un altro simbolo ancora è df dx calcolato in x con 0. Poi volendo ce ne sono anche altri meno usati. Quindi questa cosa ha almeno tre nomi diversi. Noi abbiamo stabilito un principio pratico secondo cui quando una cosa ha parecchi nomi è insomma importante. Torniamo al discorso della condizione necessaria per la derivabilità. Una primissima osservazione qual è? Che se allora prendiamo una f da e a valori in f, x con 0 un punto del dominio di accumulazione per esempio. Questo non lo ripeterò sempre, adesso la prima volta, la seconda volta, la terza volta lo ripeto e poi dopo va di default. A questo punto, se esiste
la derivata di x con 0, allora f è continua. Il viceversa non vale. Quindi una funzione derivabile è sicuramente continua, una funzione continua non è detto che sia derivabile. Allora, dimostrazione. Innanzitutto stiamo parlando di un punto di accumulazione, quindi f è continua in x con 0 se e solo se il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a f di x con 0. Ma questo è come dire che il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 è uguale a 0. Perché l'ho messo in questa forma? Beh, banalmente ho portato f di x con 0 al primo membro, però l'ho messo in questa forma per farlo assomigliare un pochino al, diciamo, per rendere l'informazione che abbiamo, che dobbiamo ottenere, cioè quello che dobbiamo dimostrare, della stessa forma più o meno di quella che conosciamo. Noi sappiamo che la funzione è derivabile. Ma allora io posso scrivere che questo limite è uguale al limite lo posso fare? Sì, perché io ho semplicemente, prima di fare il limite, ho diviso e moltiplicato per x meno x con 0. Posso farlo? Sì. Nel limite il punto x con 0 non conta, quindi non viene mai assunto x uguale x con 0, quindi non sto dividendo per 0. Sto dividendo e moltiplicando per una quantità diversa da 0. E poi faccio il limite. A questo punto uso la proprietà che il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti, ma io so che questa quantità a chi converge? Per x che tende a x con 0 converge a f' di x con 0, perché per ipotesi so che esiste la derivata, e quest'altra quantità per x che tende a x con 0 tende a 0. Questo è l'infinitesimo fondamentale, l'abbiamo detto tante volte. Allora il prodotto di un numero reale per 0 fa 0, e quindi ho ottenuto esattamente il risultato che volevo dimostrare. Attenzione che, diciamo, io ho sentito fare spesso e volentieri, questo non c'entra niente qua, continua qua, Questa dimostrazione è assolutamente banale, ci manca ancora un pezzo, dobbiamo far vedere il controesempio che il viceversa non ha. Però, pur essendo banale, va fatta nel modo corretto. Questo è un modo corretto. Se noi potremmo anche dire, quando andiamo a fare il limite del rapporto incrementale, dice, noi sappiamo che questo limite è finito, allora sotto tende a zero, se sopra non tendesse a zero questa non sarebbe più una forma indeterminata. Sì, insomma, non è così corretto come quello là, perché poi bisogna spiegarlo. In questo caso qui, io semplicemente ho diviso e moltiplicato per questa quantità. Questo converge a un numero finito. Questa va a zero, il prodotto non è una forma indeterminata e va. È diventato, non, si è sciolta la forma indeterminata e è andata. E va a zero. Addirittura qui si può fare un'osservazione, qui non è necessario che questo converga a zero, forse non l'abbiamo dimostrato quando abbiamo parlato di limiti, ma se questa quantità si mantenesse soltanto limitata,
cioè il minore di una costante. Allora, questa quantità in valore assoluto la maggiore con m. Questa quantità va a 0. Allora, questa quantità è compresa tra, diciamo, in valore assoluto è meno uguale di m, allora è compresa tra meno m ed m. Quell'altra va a 0 e quindi fate applicare il teorema di due carabinieri e trovate che il prodotto va. Quindi, in realtà, questo, cerchiamo di approfondire il punto, già mi fa capire che il viceversa non sarà vero, perché se io riesco a ottenere la continuità, anche solo se quel rapporto si mantiene limitato, io per avere la derivabilità voglio che quel rapporto converga. Allora, supponiamo che io riesca a trovare qualche funzione in cui quel rapporto è limitato ma non converge, allora sicuramente nel punto x con 0 la funzione sarà continua ma non sarà derivata. E questo è proprio l'esempio più banale che uno può andare a pensare. Quindi, diciamo, qua diamo per finita la dimostrazione, abbiamo dimostrato questo. Adesso a parte diamo un esempio che prova che il viceversa non vale. Quindi cancelliamo e scriviamo esempi di una funzione continua ma non derivabile. Allora, prendiamo questo esempio più semplice di questo tipo, è il valore assoluto. Almeno non derivabile, vedremo, questo c'è un punto solo in cui non è derivabile. La funzione valore assoluto, come è definita? Fino a 0 vale meno x, da 0 in poi vale x. Allora, la continuità e la non derivabilità la verifichiamo nel punto 0. Negli altri punti poi la funzione in realtà è derivabile e quindi anche continua. Questo sarà, cioè, tra poco adesso cominciamo a calcolare le derivate, calcoleremo la derivata della funzione 1, la derivata della funzione x, la derivata, e quindi vedremo che nei punti diversi da 0 la funzione è sicuramente derivabile. Diciamo, per calcolare la derivata di 0, io cosa dovrei fare? Dovrei fare il limite per x che tende a 0 di valore assoluto di x meno la funzione in 0, la funzione in 0, il valore assoluto di 0 vale 0, fratto x meno 0. Allora, qui abbiamo due possibilità, facciamolo da destra. Se lo faccio da destra, a destra, che vuol dire? Quando la x è positiva, il valore assoluto di x coincide con x. Quindi questo rapporto incrementale è esattamente, il numeratore è esattamente uguale al denominatore, si semplifica, fa 1, e quindi questo limite vale 1. Se invece lo faccio da sinistra, a sinistra l'unica cosa che cambia è che il valore assoluto di un numero negativo è uguale a meno x. Quindi l'unica cosa che cambia è di 0. Gli z li posso pure trascurare, quindi meno x fratto x fa meno 1. Quindi se lo faccio da destra il limite viene 1, se lo faccio da sinistra il limite viene meno 1. Questo che cosa mi dice? Mi dice che f' di 0 non esiste, perché se esistesse dovrebbe esistere il limite, e in particolare il limite destro dovrebbe essere uguale al limite
Tuttavia, la funzione è continua. Per quale motivo? Se io faccio il valore assoluto, allora faccio il limite da destra, il limite da destra per x che tende a 0 di x fa 0. Se lo faccio da sinistra, il limite da destra di meno x pure 0 fa. Uno dice, ma una parte è più 0, l'altra parte è meno 0. Più 0 è meno 0, sempre 0. Non c'è differenza. Vi ricordate? Il mio compagno di 30 anni fa. L'ho raccontato, no? Quando abbiamo visto che la funzione x quadro ristretta a 0,1 è invertibile da 0,1 in 0,1, no? Ve lo ricordate questo? Abbiamo visto. X quadro non era invertibile, ma ristretta all'intervallo 0,1 lo è. E allora, quando lo fece il mio professore di analisi 32 anni fa, quando lo fece lui, ci fu un ragazzo che alzò una mano e disse, no, ma questa non è invertibile. E il professore cominciò un attimo, era un po' irascibile, cominciò a dare qualche segno di impazienza, dice, come non è invertibile? E dice, sì, perché non è iniettivo. Perché più 0 e meno 0 i lati al quadrato danno entrambi 0. In realtà la cosa non funziona, nel senso che più 0 e meno 0 non sono distinti, sono uguali. E quindi, essendo uguali, non viene violata nessuna regola. Va bene, allora non esiste la derivata, invece la funzione è continua, perché il limite a destra è uguale a 0, quindi a sinistra è uguale a 0 della funzione, il valore del punto della funzione è uguale a 0, quindi il limite della funzione per x che tende a 0 è uguale al valore della funzione. Lo potrei anche vedere in un modo diverso la continuità. Il rapporto incrementale vale 1 a destra e meno 1 a sì, quindi si mantiene limite. Quindi nella, diciamo, teorema precedente, quello che ho cancellato, scritto qua, che ho cancellato, se vi ricordate, se il rapporto incrementale si mantiene limitato, quando vado a fare il limite di f di x meno f di x con 0, viene il rapporto incrementale per x meno x con 0, il rapporto incrementale è limitato, quell'altro tende a 0, il prodotto tende a 0, e quindi la funzione è continua. Quando il limite destro del rapporto incrementale e il limite sinistro sono diversi, parleremo di derivata destra e derivata sinistra, e il punto in questione sarà un punto in cui la derivata destra non è uguale alla derivata sinistra, quindi non c'è la derivata, si chiamerà punto angoloso. La funzione lì non è derivabile, ma tutte queste funzioni in cui esiste la derivata destra e sinistra, esistono sia la derivata destra e sinistra, sono tutte funzioni continue. Vabbè, quindi è chiaro il messaggio. Questo concetto nuovo che abbiamo introdotto stamattina, funzione derivabile, è un concetto più forte, la derivabilità è una condizione più forte della continuità. Se una funzione è derivabile è continua, se una funzione è continua non è detto che sia derivabile. Tra l'altro, quando noi andremo a considerare funzioni che sono date per mezzo di funzioni elementari o con funzioni di composizione di funzioni elementari, vedremo che magari le funzioni saranno spesso derivabili, magari in qualche punto ci sarà qualche problema, ok? Tuttavia non è così in generale, cioè in generale una funzione continua non si sogna neanche lontanamente di essere derivabile, se fosse presa in qualche modo a caso. Ecco, io non ho modo adesso di giustificare rigorosamente questa cosa, però immaginate di fare il grafico di un indice di borsa. Allora, l'indice di borsa più o meno fa cose così, no? In una mezz'oretta, diciamo, il corso di un'azione ha dei rialzi, dei ribassi. Quando andate a disegnare questo grafico su qualunque computer, vedete che spesso è molto frastagliato. Diciamo,
viene sempre in qualche modo inteso continuo. È chiaro che noi qui stiamo facendo un'approssimazione, nel senso che un istante prima la notizia di una certa cosa non c'era, l'azione valeva 10 euro, un istante dopo c'era la notizia, immediatamente l'azione scatta a 10,50 euro. Quindi, interpretando in un certo modo, si può anche pensare che sia discontinuo, però se noi andiamo a riportare le unità di tempo, insomma, in maniera abbastanza fitta, possiamo ritenere il grafico di borsa continuo, cioè c'è un tempo di risposta, la risposta non è mai istantanea, c'è sempre un tempo, mentre per quanto questo tempo adesso è diventato piccolo, perché le transazioni spesso vengono gestite direttamente dai computer. Comunque, pur essendo continuo, questa qui c'è un andamento ben frastagliato. Questo fatto che il grafico sia frastagliato non va tanto d'accordo con questo grafico qua. Qui noi una funzione del genere è derivabile, nel senso che ci dovrà stare quella che chiameremo retta tangente. Qua non riusciamo a immaginare una retta, nei punti frastagliati del grafico sono peggio dei punti angolosi, quindi se i punti angolosi la funzione non è derivabile, quei punti là possiamo immaginare che la derivata non ci sia. In effetti la situazione è questa qui: se io prendessi una funzione continua in qualche modo a caso, questa qui non sarebbe derivabile praticamente da nessuna parte. Tuttavia le funzioni invece con cui avremo a che fare noi lo saranno spesso derivabili. E va bene, allora andiamo a vedere un po'. Prima di calcolare le derivate, andiamo a vedere delle regole di derivazione, delle regole algebriche di derivazione. Allora, per ora manteniamoci sul discorso della derivata in un punto. Quindi supponiamo di avere due funzioni f da e a valore in r, g da e a valore in r, x con 0 è il solito punto di e, che è anche un punto di accumulazione per e. Prima di parlare di queste regole voglio dire un'altra cosa sul discorso della derivata. La derivata, supponiamo che esista intanto la derivata di queste funzioni, quindi chi era questa qui? Era il limite del rapporto incrementale. La f è il limite del rapporto incrementale della f e la g prima x con 0 è il limite del rapporto incrementale della g. Supponiamo per esempio che e sia un intervallo AB e che x con 0 sia il punto B. Posso parlare di limite? X con 0 è un punto di e? Sì, se l'intervallo è chiuso, sì. È un punto di accumulazione per e? Certo. Anche se sta sulla frontiera è un punto di accumulazione. Allora in quel caso, per esempio, se E fosse l'intervallo AB e se X con 0 fosse il punto A o il punto B, di che limite parleremo? Nel punto B parleremo del limite da, come ci posso avvicinare a B? Solo da sinistra. Quindi se il punto A è interno, il limite lo faccio da destra e da sinistra, devono essere uguali. Se il punto A è sulla frontiera, stiamo parlando di intervallo, allora il limite lo faccio o solo da destra o solo da sinistra. Solo da destra sul primo estremo o solo da sinistra sul secondo estremo. Quindi in quel caso mi basta che, diciamo, in B la derivata coincide con la derivata sinistra. Ovviamente, se esistono entrambi. È chiaro? Va bene. Adesso, fatta questa osservazione, torniamo a noi. Allora, abbiamo due funzioni. Abbiamo un punto di accumulazione del dominio, un punto del dominio che è anche di accumulazione,
e supponiamo che esista una derivata di queste due funzioni. Poi prendiamo lambda, un numero reale. Allora, qual è la tesi? La derivata della funzione lambda f calcolata in x con 0 è uguale a lambda volte f prima di x con 0. La derivata della funzione f più g calcolata in x con 0 è uguale alla derivata di f più la derivata di g calcolata. Qua mettiamoci o più o meno sarà la stessa cosa. Poi la derivata della funzione prodotto stavolta è la derivata di f per g non derivata più f non derivata per la derivata di g. Infine, se g di x con 0 è diverso da 0, possiamo fare anche la derivata del rapporto del punto x con 0 e questo è uguale a la derivata di f per g non derivata meno g' per f di x con 0 fratto g quadro g di x con 0 uguale o g quadro di x con 0 la stessa cosa. Ok, quindi queste sono le regole di derivazione di lambda f, f più o meno g del prodotto e del rapporto. Le dobbiamo dimostrare. Allora, le dimostriamo sull'altra lavagna. Fate attenzione alla notazione più che altro, perché le dimostrazioni saranno tutte abbastanza semplici. Fate attenzione alla notazione. Il primo, almeno spesso quando si usa scrivere a mano si usa il primo come notazione, si riferisce a quello che sta dentro la parentesi. Allora, quindi, cosa sto facendo? Sto prendendo la funzione f su g, poi la sto derivando e la sto calcolando nel punto di scontro. Quindi devo calcolare la derivata nel punto x con 0 della funzione f su g. Quindi quando andrò a calcolarla come limite dovrò fare il limite del rapporto incrementale di questa funzione qua, per esempio. È chiaro? Quindi è chiara la differenza tra il primo fuori e il primo qua, insomma. Qui sto prima moltiplicando per lambda e poi derivando. Qua sto prima derivando e poi moltiplico per lambda. Allora, dimostrazione. Cominciamo con lambda f primo x con 0. Chi è? È il limite per x che tende a x con 0 della funzione lambda f valutata in x meno la funzione lambda f valutata in x con 0 tutto fra x meno x con 0. Ma questo è proprio il limite per x che tende a x con 0, la funzione lambda f è semplicemente si prende la funzione f e la si moltiplica per lambda. Quindi la definizione di quello che sta scritto là è quello che sta scritto qua. A questo punto il lambda si mette in evidenza e si porta fuori del limite, perché sappiamo che si può fare. Quindi mi rimane lambda per il limite per x che tende a x con 0 dei rapporti incrementali della f, e quindi mi viene lambda f prima. Ok, è una. Non lo sopporto il fatto che ci sia sempre questo brusio,
Se qualcuno ha qualcosa da fare altrove, vada a farla altrove. Adesso andiamo a vedere la somma e la differenza. Devo fare il limite, lo faccio per la somma, senza, non mi fate scrivere più o meno, perché qua devo fare f più g di x meno f più g, calcolato in x con 0, fratto x meno x con 0, poi chi non è del corso, se state là a studiare, però state a studiare, però non fate chiasso. Limite per x che tende a x con 0, allora f più g di x si fa f di x più g di x, poi viene meno f di x con 0 meno g di x con 0 fratto x meno x con 0 uguale limite per x che tende a x con 0 qui sto usando il fatto che il limite della somma uguale alla somma dei limiti. E a questo punto ho finito, perché questo limite per definizione è f' di x con 0 che sappiamo che esiste, e quest'altro è g' di x con 0 che pure sappiamo che esiste. Quindi la derivata della somma è la somma della delle derivate. Quindi dobbiamo sempre ricondurre a un rapporto incrementale. Le cose si fanno applicando la definizione, se no, diciamo, guardate. L'importanza di cercare di capire le cose sta nel fatto che nel momento in cui non mi ricordo una cosa, me la posso sempre ricostruire abbastanza facilmente. Basta che so la definizione. Molto spesso uno, diciamo, è chiaro che le definizioni bisogna saperle, ma le definizioni, anche diciamo, il parlare delle definizioni, quindi dimostrare anche le prime proprietà, dimostrare anche le cose più facili, serve proprio a consolidare questo rapporto che c'è tra le cose, per cui diciamo, se non mi ricordo la definizione, mi ricordo magari una proprietà che è venuta subito dopo, allora dico no, la definizione deve essere forse così, sennò qua non funziona. Quindi diventa un qualcosa di ridondante in cui se non mi ricordo un pezzetto di informazione, questo pezzetto di informazione lo riesco subito a ricostruire. È così, c'è poco da fare. E non serve ricordarsi tutta la dimostrazione, basta ricordarsi il concetto. Ok, andiamo a vedere per quanto riguarda il prodotto. Per quanto riguarda il... Quindi non è utile avere la formula. La formula, se hai dei dubbi, te la puoi controllare. Diciamo, adesso cosa devo fare? Per il prodotto devo fare il limite del rapporto incrementale alla funzione prodotto. Come si fa la funzione prodotto? Semplicemente facendo il prodotto dei valori delle due funzioni. Quindi qua devo fare questo limite qui. Ok, allora qui l'ho scritto un po' distanziato perché adesso aggiungo e sottraggo una quantità, però la cosa che devo osservare è che questo non è riconducibile immediatamente a un rapporto che mi dà della F o della G, così come non posso fare niente. Però qui è sempre il solito trucco, già l'abbiamo trovato almeno una volta, devo aggiungere e sottrarre una quantità. Questa quantità, abbiamo detto, la regola generale deve assomigliare un po' all'uno, un po' all'altro. Allora prendiamo g di x da qua, f di x con 0 da qua. Potrei fare anche il contrario, la dimostrazione funziona lo stesso. Adesso posso spezzare i due limiti. Posso cioè fare il limite per x che tende a x con 0, cioè applicare che il limite della somma alla somma di x. Qui
Che cosa posso mettere in evidenza? Posso mettere in evidenza g di x per f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 più il limite dall'altra parte per x che tende a x con 0 di f di x con 0 e g di x meno g di x con 0 fratto x meno x con 0. Allora io dico che questo fa g di x con 0 per f' di x con 0 più f di x con 0 per g' di x con 0. Sei d'accordo? Sì. Adesso però mi dite perché. Perché quello tende. Allora, questo sono d'accordo anch'io. Passa fuori, è una costante, passa fuori, questa è il limite del rapporto incrementale della g. E quindi mi dà g' di x con 0. F di x con 0 è passato fuori e rimane f di x con 0. Qui non potete far passare g di x fuori perché non potete far, perché non è costante. Però questo è un limite di un prodotto. Uno è il rapporto incrementale della f e l'altro è la funzione g. Allora, questo effettivamente tende a... il limite del prodotto è il prodotto dei limiti. Allora, questo tende effettivamente a f' di x con 0. E l'altro? G di x. Perché? Vabbè, questo è tautologico. Quali sono le funzioni? Quando è che g di x tende a g di x con 0 quando x tende a x con 0? Quando g è una funzione? Continua. Ma io non ce l'ho messo nelle ipotesi che g sia continua. Però cosa ci ho messo? Che g è? Ma che abbiamo visto mezz'ora fa? E se è derivabile anche continuo. Quindi attenzione, qui funziona, qui dove c'è in evidenza la quantità che non è costante, questo è il limite del rapporto incrementale e va bene. L'altro si calcola in base al fatto che sappiamo la funzione derivabile, quindi la funzione è anche continua. Quindi per x che tende a x con 0, g di x tende a g di x con 0. È finita la dimostrazione. Facciamo l'ultima e poi ci riposiamo un attimo. Cioè quella del rapporto. Professore, hai. Una cosa. È stato lecito addizionare e sottrarre f di x con 0 e g di x e f di x con 0 e g di x con 0? Posso addizionare e sottrarre quello che mi pare, basta che sia uguale. Se è una quantità finita, perché non dovrebbe essere lì? E comunque erano valori diversi, f di x con 0 da una parte, g di x con 0 dall'altra. No, no. Dove sono valori diversi? Ah, ho sbagliato l'altro caso. No, tu devi aggiungere e sottrarre lo stesso valore. Appunto, per quello... E se no qua non funziona, eh. Qua si trovano due valori diversi, ma perché questo l'ho sottratto da qui e quindi qua metti in evidenza g di x e questo l'ho addizionato qui e qua metti in evidenza f di x con 0, ma il valore che ho addizionato e sottratto è lo stesso. No, no, ma comunque queste domande vanno bene, cioè nel senso, meglio se uno ha un dubbio meglio chiarirlo subito piuttosto che non chiarirlo neanche dopo. Adesso l'ultima era il limite del diciamo la derivata del rapporto. Bisogna fare il limite per x che tende a x con 0 di f su g calcolato in x meno f su g calcolato in x con 0 fratto x meno x con 0. Questo è uguale al limite per x che tende a x con 0. Qui abbiamo f di x su g di x meno f di x con 0 su g di x con 0 e qui abbiamo x meno x con 0. Posso farlo questo rapporto? Allora g di x con 0 è diversa da 0, in un intorno di x con 0 per il teorema della permanenza del segno, essendo g continuo anche anche g di x è diversa da 0 e quindi quei rapporti li posso fare. Uguale al limite per x che tende a x con 0 di che cosa? Faccio un unico denominatore e qui mi viene g di x per g di x con 0 per x meno x con 0
e sopra mi viene f di x g di x con 0 meno f di x con 0 g di x. Oh, qui è più facile, perché qua scrivo limite per x che tende a x con 0, qui ci metto 1 fratto g di x per g di x con 0, e qua ci metto, aggiungo e sottraggo f di x per g di x con 0 meno f di x con 0 g di x con 0 più f di x con 0 g di x con 0 meno f di x con 0 g di x, tutto fratto x meno x con 0. Allora, se ci fate caso, io qua cosa ho aggiunto e sottratto? Devo aggiungere e sottrarre una cosa che assomiglia un po' a questo e un po' a questo. Allora, stavolta le due possibilità: o aggiungo e sottraggo f di x con 0 g di x con 0, o aggiungo e sottraggo f di x g di x. La dimostrazione funziona in tutti e due i casi, però funziona più facilmente quando aggiungo e sottraggo la costante, che è f di x con 0 g di x con 0 rispetto a x è costante. Se avete dei dubbi a ricopiare, lo scrivo un po' più stretto l'ultimo, in maniera tale che meglio. Adesso, il limite è banale, vabbè, facciamo un primo passaggio, eh? Allora, innanzitutto il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti, quindi il primo pezzo tende a 1 fratto g quadro di x con 0, e questo è evidente, perché la g abbiamo già osservato che è una funzione continua. Poi devo fare, che limite devo fare? Devo fare il limite per x che tende a x con 0, questo lo spezzo in due, nel primo pezzo metto in evidenza g di x con 0 e quindi mi rimane f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 più il limite per x che tende a x con 0, x meno x con 0 sempre sotto, e da quest'altra parte metto in evidenza f di x con 0, però stavolta mi viene non mi viene g di x con 0 meno g di x. Mettiamola pure qua la parentesi, anche se qua l'avevo messo fuori a moltiplicare la frazione, non so, così è più preciso. Chiusa la parentesi qua. Adesso guardate, allora sotto ci avete il g quadro di x con 0, sopra quanto viene? Questa è linea dei rapporti incrementati della f, e quindi fa f' di x con 0 g di x con 0. Questo, cioè f di x con 0 in evidenza che è una costante, passa fuori. Questo non è il linea dei rapporti incrementati della g, ma è il suo opposto, quindi viene meno f di x con 0 per g di x con 0, quindi questo è il motivo per cui qua viene meno. Il rapporto incrementato della g è esattamente questo che sta in, diciamo, il numeratore è esattamente quello che sta in parentesi, ma ha cambiato di segno. Quindi se ci mettete, portate il meno fuori, dipende il numeratore del rapporto incrementato della g, quindi quello dipende il rapporto incrementato della g, a g prima di x. Fine della dimostrazione. Quindi la regola di derivazione di somma, la costante si può portare fuori, la regola di derivazione di somma, differenza, prodotto, rapporto, sono quelle che abbiamo appena dimostrato. Pausa.